Riproviamo ragazzi, vediamo se ci riusciamo perché non riesco a capire che cosa stia succedendo, ma probabilmente c'è un problema con l'applicazione. Vediamo un attimo se riusciamo a collegarci con Arturo. Vediamo un attimo se riusciamo ora a connetterci con Arturo, vediamo se la linea tiene. Vediamo un attimo. Ancora un attimo di pazienza, ragazzi. Vediamo se riusciamo a collegarci con Arturo. Vediamo un attimo. Un saluto ai protagonisti di giornata. Attendiamo un attimo di poterci riconnettere. Vediamo un attimo. Non riesco a connettermi con... Allora. Vediamo. Un attimo di pazienza. Eccoci qua. Ci riproviamo un attimo. Vediamo se si riesce a... Ecco qua. Ecco Arturo. Vediamo un attimo. Connessione. Ci riproviamo. Non chiedermi cosa sia successo perché non capisco. Mi ha proprio tolto fuori dalla diretta. Intanto Instagram è un po' instabile con tutte le dirette che ci sono. Poi ritorniamo a noi, Arturo. Grazie per la pazienza. Ritorno alla domanda su Koulibaly dell'utente precedente. Sì, in Ovviamente giocherà realtà con le valigie. sì, un po' prima ho già risposto e giocherà assolutamente. Se, ancora di più dopo l'infortunio di Manolas, Koulibaly è un patrimonio del Napoli, è un giocatore che il Napoli comunque vuole valorizzare, poi non è nemmeno detto che vada via al 100%, Certo. perché sarà un mercato complicato, ci sono prezzi più bassi. De Laurentiis, se non vedrà soddisfatte le sue richieste, io non credo che lo svenderà. Su quello, conoscendo un po' il presidente del Napoli, posso dire che sarebbe anche in grado di aspettare un altro anno senza problemi e poi cederlo al giusto prezzo. È uno del 91, però Sì. è un difensore, quindi un po' più longevo rispetto agli attaccanti. Quindi piuttosto che venderlo quest'anno a 50, magari Certo. preferirebbe venderlo a 80 l'anno dopo. Anche perché il rendimento che ha avuto almeno nelle prime 26 giornate non è sicuramente il rendimento a cui è abituato Koulibaly, sicuramente. No, assolutamente no, è stato un anno maledetto per lui, la Coppa d'Africa, quell'esordio forzato sul campo della Juve, l'autorete al 90esimo, l'infortunio muscolare che per lui è una novità assoluta, che Koulibaly in Certo. realtà credo che in carriera non si fosse mai infortunato, è un giocatore sempre integro, sempre al top, ha avuto questi problemi, ha avuto questi infortuni che lui pensava di gestire in poche settimane, forse lì ha sbagliato, ha forzato un po' troppo e poi si è prolungato per molto tempo. È rientrato rovinosamente nella gara con Lecce, ha fatto malissimo al San Paolo. La Padula veramente l'aveva distrutto in Sì. quel giorno. Però credo che poi alla fine, forse per assurdo, senza Manolas rivedremo il Mir Kulibalì, perché Eh anche sì, proprio anche l'intesa tra i due è uno dei problemi di quest'anno. perché erano i due difensori più pagati anche a livello fantacalcistico e non hanno reso come ci si aspettava, questo sicuramente, probabilmente dovuto anche alla poca intesa tra i due, che sicuramente arriverà, perché non sono in discussione, nessuno dei due giocatori è in discussione, assolutamente. Sì, beh, su Manolas non sono proprio d'accordo, cioè per me ha fatto bene, non ha fatto male, anzi spesso è stato uno dei migliori, soprattutto nel periodo più complicato del Napoli. E in quella squadra tutti facevano fatica perché non c'erano equilibri. Ancelotti il Napoli ha faticato molto, la fase difensiva era stata totalmente abbandonata e chiaramente la difesa poi era quella che sembrava più inadeguata, ma era colpa proprio di una struttura che non riusciva a reggere il sistema. Poi con Gattuso le cose sono migliorate, credo che
che Manolas in realtà fosse l'erede di Koulibaly, arrivato con un anno di anticipo. Napoli okay. ha preso Manolas nella prospettiva di cedere poi Koulibaly quest'estate, pandemia permettendo. Ma questo sicuramente. E invece il rendimento di Di Lorenzo, ti aspettavi che potesse rendere così tanto, nonostante l'anno scorso avesse fatto un ottimo campionato con l'Empoli? Però due realtà, no, un conto è Empoli e un conto è Napoli. Aveva fatto bene, aveva fatto veramente benissimo lo scorso anno, però i dubbi erano sul piano caratteriale, sul piano dell'approccio, una piazza come quella di Napoli. Invece questo ragazzo è stato veramente incredibile, una stagione assurda la sua, ha giocato dappertutto, a destra, a sinistra, da centrale, ha fatto bene anche da centrale. Sì, sì. Un giocatore veramente di rivelazione, si è consacrato a Napoli e se lo merita, perché è un giocatore serio, professionale, poi si è subito legato alla città da pochi giorni, tra l'altro la chiamata azzurra, chiaramente un omaggio anche a Napoli. Veramente si merita tutta la stima dei tifosi del Napoli e degli addetti ai lavori, perché ha fatto veramente qualcosa di eccezionale in un Napoli che invece faticava, quindi ancora più merito a Di Lorenzo. Questo sicuramente. Invece ti dico, qual è stato il motivo del cambiamento del Napoli? È legato solo a Gattuso, all'arrivo di Gattuso, oppure probabilmente si era rotto qualcosa, probabilmente nel rapporto con Ancelotti o con la società? Alla fine non si è mai capito. Sicuramente il Napoli non aveva iniziato benissimo e ha messo sicuramente un valore negativo al proprio campionato nella prima stagione. Poi con Gattuso si è sicuramente ripreso, però adesso vediamo le ultime 12 giornate. Credo che alla fine l'avventura di Ancelotti fosse finita la sera dell'ammutinamento. Lì si è capito che non si poteva più tornare indietro, cioè qualcosa si era rotto nella stima, nella partecipazione a un progetto da parte di tutti, non c'era più unità di intenti, evidentemente ognuno aveva preso direzioni convergenti. E quando accade quello è chiaro che poi alla fine a pagare l'allenatore. Io non posso in nessun modo permettermi di discutere Ancelotti per quello che ha fatto, per la carriera che ha avuto, per quello che ha vinto. Semplicemente certi matrimoni non sempre funzionano, non c'è colpa né di uno né di un altro. Il feeling vero e proprio non è mai esploso tra Ancelotti e la squadra, forse nemmeno tra Ancelotti e la piazza. Constatate queste cose, il Napoli ha fatto una scelta che era doverosa, ma ripeto, è stata veramente una separazione consensuale. C'è grandissima stima ancora per Ancelotti, anche con De Laurenti hanno rapporti costanti, frequenti, e non a caso sull'asse Everton potrebbero esserci dei affari anche quest'estate. Bene, bene. Andiamo un po' al capitolo delusioni di queste prime 26 giornate. Ti faccio un nome, Lozano. Che cosa mi dici? C'erano tante aspettative su questo giocatore, chiaramente giovane, chiaramente in un campionato nuovo, chiaramente in una piazza completamente diversa da dove magari era abituato, però ci si aspettava sicuramente di più da lui. Io ho scritto un pezzo nelle scorse settimane con il titolo "Ma voi lo avete davvero capito chi è Lozano?" Perché io no, cioè non l'ho capito, perché poi questo ragazzo non è che abbia avuto tutte queste possibilità. È venuto in un anno in cui il Napoli licenzia Carlo Ancelotti, uno dei migliori allenatori al mondo, c'è un ammutinamento, c'è la pandemia, tutto quello che poteva accadere. La preparazione è un po' sballata. Ancelotti che si intestardisce a farlo giocare alla punta quando lui la punta non l'aveva mai fatta, veramente tante situazioni strane. Sicuramente lui ha delle colpe, il ragazzo ha delle colpe. Parlavamo prima dell'aspetto psicologico molto forte in Di Lorenzo, lui è stato molto più debole, ha evidentemente sofferto queste prime critiche, ha probabilmente pagato
questa etichetta di calciatore più pagato nella storia del Napoli, poi alla fine ne ha risentito un po' sul terreno di gioco. Poteva far meglio, per me non ha fatto male, come si racconta. Ho visto fare anche delle buone partite, ha segnato anche gol pesanti, ricordo quello col Salisburg in casa, che è pesantissimo poi in chiave qualificazione per il Napoli. Io credo che per come è andata, per quella che è poi la considerazione che Gattuso sembra avere del calciatore, se il Napoli potrà contenere le perdite quest'estate lo darà via, ma non perché non creda più Lozano, ma perché chiaramente partire così è sempre complicato, poi riprendersi, certo, anche per un giocatore sarebbe sempre difficile. Se invece Napoli non riceverà offerte di livello, allora proverà in qualche modo a recuperarlo. Però, come dicevo prima, l'asse con l'Everton è molto caldo e magari Ancelotti vorrà riprovare a vincere una scommessa che effettivamente ha perso, perché poi Lozano è stato lui che l'aveva voluto e lui fino alla fine poi l'ha difeso. Quello sicuramente. Poi io ti parlo anche da un punto di vista diverso, perché noi, essendo un sito di fantacalcio, chiaramente ciò che si va a guardare, al di là del discorso del giocatore, che sicuramente non è in discussione, è la rendita anche dal punto di vista fantacalcistico. E per chi l'ha preso magari di inizio anno, sicuramente un low cost, se uno l'ha pagato tanto è stato un suo rischio, però ci si aspettava che fosse un po' più titolare, ecco, senza contare chi aveva davanti, che non certo gli ultimi arrivati. È che è proprio il progetto Lozano che era forse sbagliato, perché Napoli ha Caleon che gioca sempre comunque, cioè certo. Ancelotti ha sempre giocato, con Gattuso ha sempre giocato. Di là hai tenuto Insigne, che poi era il ruolo effettivo di Lozano in carriera, era l'esterno sinistro. Quindi hai preso questo calciatore che già doveva combattere con due tuoi mostri sacri. Sono 7 anni che Caleon e Insigne da lì non li muove nessuno. Ancelotti stava provando a metterlo prima punta, poi c'hai Mertens che quando torna, come fa a tenerlo fuori? Milik l'anno scorso comunque ha fatto 20 gol di stagione. Forse a Napoli serviva altro, altrove. Ci si è intestarditi su questo progetto di Lozano, che poi è diventato un piano B, perché il piano A di Ancelotti era Gámez, Rodriguez, esatto, però anche lì poi arrivava Gámez, giocavi col trequartista, dovevi andare vedere, infatti diciamo che le idee non sono state chiare, credo soprattutto per Ancelotti, devo dire la verità, su questo è andato un po' in confusione, poi il Napoli l'ha pagato. E invece poi c'è l'eterno ballottaggio, quello che tutti sappiamo ogni volta, chi mettere, Mertens o Milik, Milik o Mertens, chi giocherà? Anche questo è un bel ballottaggio domenicale, che si riproporrà sicuramente al probabile rinizio della Serie A. Sì, però credo che per quella data, che dovrebbe essere il 13 giugno, ci saranno certezze sul futuro di entrambi, quindi in base poi a come andrà, sapremo. Io non so se il Napoli voglia perderli tutti e due, quindi credo che chi rinnova gioca. Questo okay. Credo che sia okay. Questa. Poi se addirittura tutti e due rinnovano, lì vedrà Gattuso, e se deve scegliere Gattuso credo che giochi Mertens. Perché comunque, vabbè, Milik ci mancherebbe, come minuti giocati, gol, è uno dei migliori della Serie A, non si può mettere in dubbio un giocatore come Milik, però anche Mertens, al di là di tutto quello che può essere successo, che si pensava addirittura che andasse via a gennaio, mi ricordo che ti scrissi anche un messaggio su WhatsApp riguardo a Mertens, è un giocatore che se viene messo nelle condizioni di giocare è un giocatore pazzesco, pazzesco secondo me. Che fa differenza, forse l'unico vero giocatore del Napoli con Fabian Ruiz, che può vincere una partita da solo, proprio da solo, sì. Abbiamo visto anche col Barcellona, in quelle gare lì Mertens è uno che ancora può fare la differenza con una giocata, e dovesse andare via il Napoli perderebbe comunque tanto, sì. Perché a quelle cifre non trovi uno bravo come Mertens. Sembrava aver trovato l'accordo per il rinnovo, poi è arrivata la pandemia.
Ecco, poi questo è un po' combustato a tutti i piani. Saluto tra l'altro Gennaro Di Finizio, che è uno dei Lo grandi salutiamo. di tutto Napoli. Cioè, Quindi andiamo un po' ad analizzare il centrocampo. Sicuramente Ruiz e Zielinski potevano fare meglio, questo siamo pienamente d'accordo, anche se hanno un potenziale enorme anche loro. Non sono dei campioni, ma sono dei giocatori di alto livello. Fabian Ruiz per me lo diventa proprio un top player. Lo diventa il giocatore dell'Under 21 con la Spagna, Sì. dell'Europeo. Era un giocatore destinato a fare grandi cose. Zielinski è lì per diventarlo. Forse non lo diventerà mai perché non ha quell'aspetto mentale, quella cattiveria che serve a un campione. Però da quando è arrivato Gattuso, per me Zielinski è forse il migliore del Napoli. Nel 4-3-3 sicuramente ha ritrovato tutti i riferimenti che aveva perso nelle due fasi, ha fatto molto bene, un giocatore per cui io stravedo, un giocatore che mi piace tantissimo e Sarri addirittura lo paragonò, quello che per me è un mostro sacro assoluto, come De Bruyne, che per me è probabilmente c'è la presa più forte del mondo, quando ha voglia anche lui di giocare. Non è a quei livelli, Zielinski, però un giocatore che secondo me può ancora fare un altro step, classe 94, alla fine gioca da tanto, ma è relativamente giovane, sta Eh entrando sì. proprio nel momento migliore della carriera, secondo me con Gattuso, spronato da Gattuso, può davvero acquisire quel tipo di mentalità che è stato da sempre il suo grande tallone d'Achille. Nel frattempo salutiamo Marco Napi, Nippo Napi che si è collegato, è venuto con noi qualche settimana fa in diretta, lo salutiamo tantissimo. Ti Tra faccio poi... l'altro Dimmi. lo saluto e tra l'altro ieri abbiamo fatto gli auguri sulla pagina di tutto Mercato Web riproponendo il mitico video della Foca Monaca contro il Werder Bremen. Ah sì, Quindi, una partita con la Fiorentina, sì. E beh, è bellissimo. rimasta negli annales, eh? È rimasta negli annales quell'azione, ci mancherebbe. Ti faccio una domanda che va oltre il campionato. Qual è la tua sensazione riguardo all'utilizzo del VAR? Ha migliorato le cose, questo senza ombra di dubbio, ma ci deve essere ancora qualcosa da oliare, mettiamola così. Sì, però se prendiamo sempre i pro e i contro, non c'è dubbio che il VAR vada utilizzato. Poi è chiaro, tutto è perfettibile, tutto può essere migliorato. E a volte il procedimento che è complesso, spesso poi ci si perde in definizioni che sono poco chiare, ma questa è una vecchia abitudine della politica per mantenere il controllo. Con le definizioni proprio chiare si può mantenere il controllo, quindi lo capisco, nel senso, mi rendo conto del perché venga fatto, mi auspico che si vada sempre più verso invece la chiarezza assoluta, la trasparenza e la possibilità chiaramente di utilizzare un mezzo che è necessario per quella che è la velocità del calcio di oggi, per quelli che sono poi gli interessi anche in ballo, quindi Certo. assolutamente provare. Su alcune situazioni andrebbe utilizzato in maniera più lineare e coerente in tutte le situazioni, in tutti i campi. Anche perché questo è, almeno in queste prime 26 giornate, è sicuramente un campionato molto equilibrato e aperto praticamente tutto, dallo scudetto, Champions, Europa League e retrocessione. Quindi l'utilizzo del VAR deve essere sicuramente a favore di tutti. Deve essere un giusto metro di giudizio che molte volte ha un po' stonato, mettiamola così. Quindi l'auspicio è quello che possa essere sempre il più oggettivo possibile e non soggettivo come è successo in determinate situazioni, lo sappiamo benissimo. Esatto. Bisogna ridurre proprio il margine di discrezionalità. Bisogna limare quelle che sono le zone d'ombra e andare a fornire a tutti le stesse indicazioni e tutti devono attenersi a quelle indicazioni perché altrimenti nascono ulteriori polemiche che ci stanno, però io credo che sia assurdo ancora oggi chiedersi VAR sì o VAR no. Non si torna più indietro, No, assolutamente. no. Resta comunque uno strumento che già solo sui fuorigioco
comunque evitato tantissimi errori che in passato invece praticamente erano la normalità, perché poi qualcuno dice anche quello il bello del calcio, perché è chiaro che se ci sono delle regole, l'auspicio è che quelle regole vengano rispettate al massimo. Questo sicuramente. Salutiamo anche Marco Ferrante che si è collegato. Un saluto anche a Marco. Ti faccio quest'altra domanda legata un po' al discorso nazionale e giovani. Il fatto che per ovvi motivi si sia spostato l'Europeo di un anno, pensi che possa essere un vantaggio per la nostra nazionale, visto il numero di giovani che abbiamo e che quindi potrebbero maturare un anno di esperienza in più? Beh, sicuro, quello sicuro, anche perché sta facendo davvero un ottimo lavoro, ha creato un gruppo interessante, poi potrà recuperare uno come Zaniolo, che è sempre un giocatore che può davvero esplodere in questi mesi, quindi per l'Italia è sicuramente un aspetto favorevole, bisognerà capire proprio le tempistiche di tutto, come si andranno a incastrare le cose, speriamo che ci sia lo spazio per concedere comunque a Mancini la possibilità di lavorare e non venga troppo penalizzato da un calendario che comunque si annuncia da qui all'anno prossimo molto fitto. Eh Quindi sì. bisognerà capire anche quello poi. E quello sicuramente. Prima di passare, Arturo, alla stesura delle varie top 11, ti faccio questa domanda che mi pare d'obbligo per un giornalista napoletano come te. Qual è la situazione, dell'essere tifoso e giornalista? Si riesce a essere obiettivi? Beh, quelli che dicono che non sono tifosi dicono una bugia. Cioè, i giornalisti che dicono che non tifano per nessuna squadra mentono. Tutti hanno la squadra chiaramente che hanno nel cuore, ma perché è il percorso che poi ti porta anche a raccontare il Certo. calcio, a viverlo, è quello. Cioè, quello per tutti. Non è che la mattina non è come fare il pompiere, che non gli Esatto, faccio il non è che pompiere. calchi un tasto e improvvisamente non hai più la passione per la tua È una squadra. passione che con tutti, cioè, figurati, poi tanti fanno il pompiere con grande passione, non era per Certo, dire, è no, giusto un altro certo. mestiere. Io sono tifoso del Napoli, chiaramente lo sono da quando sono piccolo. Il primo ricordo che ho proprio del Napoli è la festa del secondo scudetto, non in Il scampo, primo. solo la festa intorno a me, quella del 90, e lì sicuramente è nato qualcosa. Poi uno cerca di gestire questa cosa nel racconto e di non farsi influenzare nel racconto. Poi è chiaro, negli anni si sono sviluppati molti organi di informazione che non dico che siano di parte, ma che chiaramente raccontano un qualcosa ad un pubblico che comunque è settoriale. Quindi è chiaro che su tutto Napoli Beh, il sì. taglio che diamo è quello comunque da un punto di vista chiaramente del Napoli, cioè qualsiasi Certo. notizia viene comunque rielaborata per quello che può interessare il Napoli, quindi anche se si parla di Cagliari si parla che anche in prospettiva magari di una partita col Cagliari del Napoli, altrimenti non se ne parla, quello sì. Poi l'obiettività è sempre tanto, viene sempre contestato. Io stamattina mi occupo anche dei social di tutto il mercato web. Stamattina avevo trovato già tanti messaggi in posta preventivi che ci accusavano. Oggi non ricordate che è il giorno in cui la Juve perse la scudetta a Perugia, quando invece avete ricordato il 5 maggio. In realtà ne eravamo già ricordati, c'era già un post da diverse ore, però è così. Tanto la gente ti accusa sempre che sei Certo. pro Juve, pro Inter, sei sempre pro qualcuno. Esatto. È così, sappiamo, ma va bene, cioè, è giusto mettersi in gioco. Noi da questo punto di vista siamo un po' più facilitati perché lavoriamo chiaramente sulle 20 squadre, su tutti i giocatori. Chiaramente ci possono essere delle preferenze, però parliamo di fantacalcio che non è legato essenzialmente a una squadra, ma a tutte le squadre, ovviamente. Uno diventa quasi più tifoso della propria squadra di fantacalcio rispetto alla squadra, nel senso che la squadra del cuore è quella, però poi ci sono quei giocatori dove magari poi vanno a giocare con la tua squadra, dici speriamo che non segni, però se proprio deve segnare, meglio che segni lui. Come no, un giocatore a cui uno si affeziona
uno di questi per me non ha mai giocato il Napoli, ma io lo amavo e lo prendevo sempre al fantacalcio, l'ho preso proprio dagli inizi, è Vincenzo Montella, per dire, un giocatore della Sì. Juventus che piaceva molto, eppure non ha mai giocato il Napoli, pur essendo di qua, di Castello di Cisterna. Eh sì, io per dire, il mio giocatore preferito al fantacalcio sin da piccolo è stato Gabriel Omar Batistuta. Non è mai venuto a Cagliari, ovviamente, però sai, sono quei giocatori che ti piacciono, al di là della squadra in cui giocano, poi ci mancherebbe. Quello Il calcio è sicuramente. bello proprio per quello, per i calciatori che ti fanno emozionare. Esatto. Infatti, da questo punto di vista, il fatto che il campionato possa continuare a porte chiuse, questo è una componente che ci mancherà tantissimo. È vero, però Non ci sono è anche alternative. un'alternativa e non sappiamo fino a quando non ci sarà Certo. alternativa. Proprio per quello io credo che sia giusto ripartire così. E poi io sono sicuro che il 13 giugno, quando è il campionato delle partite, saremo tutti davanti alla TV a guardare le gare, perché ci manca il calcio, ci manca tantissimo. Cioè, su Anch'io quello non ho nessun dubbio. la penso esattamente Già come tanto saremo tutti appassionati di Bundesliga e proprio ci manca vedere il te. calcio giocato, chiaramente un'atmosfera differente. E speriamo Chiaro. che il prima possibile poi si possa tornare anche allo stadio, magari con una capienza limitata per un primo periodo, come si farà in altri settori come al cinema, al teatro. Certo. Vediamo, è tutta in evoluzione questa situazione. Purtroppo Quello assolutamente. siamo semplicemente spettatori di questa situazione. Non ci resta che rispettare le regole e le cose sicuramente ritorneranno come un tempo. Ti faccio questa domanda. Noi a tutti gli ospiti, a fine chiacchierata, andiamo a chiedere due top 11. Una top 11 vintage, nel tuo caso, giocatori che ti hanno, come ad esempio Montella, giocatori che ti hanno emozionato, che ti sono piaciuti, visto che hai anche giocato al fantacalcio. Un 11 che non ti ho dato una data precisa, 80-90-2000, vedi tu, e poi la top 11 attuale, ovviamente, di questo campionato delle prime 26 giornate con anche l'allenatore. Da dove vogliamo iniziare, Arturo? Parto da quella di quest'anno che mi viene più facile. Ok. Andanovic sicuro, difesa Ok. 4 con Lorenzo, Sì. De Vrij, Acerbi, Teo Sì. Hernandez a sinistra, Ok. Tonali che per me è no, Pjanic, 4-2, poi 3 con Ilicic, Luis Alberto, e Cristiano Ronaldo a sinistra, e poi Ciro Immobile necessariamente lo merita per quello che sta facendo, punta centrale. Sì, Ciro Immobile quest'anno ogni palla che toccava era dentro, eh. C'è poco da fare. No, qualcosa di incredibile. Poi oggi è una ricorrenza particolare, oggi è il 14 maggio, è il giorno in cui Higuaín batté il record di 36 reti, lui era su quella strada lì, quindi magari lo batte il suo record, quindi se lo merita perché sta facendo veramente qualcosa di incredibile. È vero, verissimo, assolutamente. Allenatore, chi mettiamo in questa squadra? Allenatore è tosto, allenatore è tosto, Gasperini. Ok, quindi te la rileggo, Arturo. È un 4-2-3-1. Sì. Handanovic in porta, Di Lorenzo, De Vrij, Acerbi, Hernandez in difesa, Tonali e Pjanic a centrocampo, Ilicic, Luis Alberto, Ronaldo, dietro Immobile, unica punta. Allenatore Gasperini. Una bella formazione al fantacalcio, difficile anche da farla, così forte. Non male, non male. Perché? Perché già i quattro davanti, Ilicic, Alberto, Ronaldo, Immobile. Per Chi è fatica. riuscito a prendersene sì, due, sicuramente tre impossibile, quattro fantacalcio, appunto. Esatto. Andiamo un Ho po' giocato. alla top 11 vintage, che questa ha creato a tutti tantissimi problemi. Poi Cafu a destra, Buffon, Io non ho capito chi è in porta, scusami. Ok. Cafu, Sì. Ok. Nesta, Cannavaro, Roberto Carlos, fatto solo un anno in Italia,
ed è assurdo come abbia fatto solo un anno d'Italia, come l'Inter abbia potuto cederlo. Chiederò all'allenatore. Che nuovo beh, assurdo. Davvero. Veron, Almeida, Amsic, okay. Dietro alle due punte, okay. Zidane, e poi Ronaldo, okay. Fenomeno e Montella. Mi aspettavo un nome, lo sai? Chi ti aspettavi? Diego Maradona. Non è classificabile, cioè non è, no, prendo nemmeno in considerazione. Non è ancora. Lui è unico. Agli altri. Lui è unico, lo metteresti no. Da solo in squadra con altri 10 che... Non si calcola nemmeno. È vero. E allenatori invece chi scegli? Sarri di Napoli, il Sarri napoletano. Perfetto. Questa squadra in mano a Sarri gioca benissimo. Perfetto. Te la rileggo, Arturo. Buffon, Cafu, Nesta, Cannavaro, Carlos, Amsic, Verona, Almeida, Zidane, Ronaldo, Montella, allenatore Sarri. È anche equilibrata, potrebbe anche giocare questa squadra. E dire di sì, ci sta benissimo. Ed è anche una signora squadra. Almeida e Verona sono due giocatori che io ho amato alla follia, giocatori fortissimi. Forse veramente il livello del nostro campionato è calato, se Sì. penso a questi nomi, e penso, ne sono rimasti fuori tantissimi, Certo. un giocatore incredibile che sicuramente meriterebbe di starci. Poi sono rimasto più negli anni 90-2000, che sono i miei anni. Se andiamo ancora poi a ritroso, Beh, certo. lasciate fuori dei fenomeni assoluti. Se guardiamo al campionato di adesso, ci rendiamo conto che purtroppo il nostro calcio ha perso tanto. Speriamo che poi questa pandemia, che è un po' una livella per alcuni aspetti, possa permettere al nostro calcio di riprendere quelle intuizioni giuste per tornare a primeggiare. Eh sì, questo è sicuramente un fatto, un dato di fatto che è uscito anche in queste settimane che stiamo facendo le dirette, come la differenza tra il calcio degli anni 80-90, inizi 2000 rispetto ad adesso. Anche se quest'anno, o meglio già dall'anno scorso, anche col fatto che sia arrivato Ronaldo, ha dato un po' più di visibilità al nostro campionato. È vero che dobbiamo fare ancora tanto, questo sicuramente, soprattutto nei giovani, perché noi dobbiamo valutare molto i giovani italiani. Vero, vero, speriamo davvero che ripeto, questa che è una disgrazia possa poi trasformarsi in una piccola opportunità. Diciamo che ci sia la lucidità per affrontare bene il momento e coglierne quelli che sono, non dico gli aspetti negativi, ma le vie di uscita migliori. Certo, rispondendo all'ultima domanda di un nostro follower, Mertens resta a Napoli, come hai detto prima, bisogna vedere se rinnoverà o meno, dobbiamo attendere questo. Io dico ancora 60 sì e 40. Perfetto, perfettissimo. Allora, dopo queste percentuali, Arturo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, per la pazienza Grazie. quando hai saltato il collegamento, ci Ma sentiamo figurati. sicuramente presto, anche quando magari rinizierà un po' il calcio giocato, anche per fare un'analisi sul calcio giocato, che è quello che ci piace alla fine. Noi ci sentiamo sicuramente telefonicamente e ti ringrazio per questa disponibilità. Grazie a te Luca, seguite Grazie tutto Fantacalcio. Ciao ragazzi. mille. Ciao Arturo, stammi bene. Ciao ciao. Eccoci ragazzi, anche oggi abbiamo terminato questa chiacchierata con Arturo Minervini, lo ringraziamo per la sua disponibilità. Vi do appuntamento a domani a una nuova diretta con Tutto Fantacalcio. Saprete domani chi sarà il nostro ospite. Sarà un ospite che è stato un grande giocatore nel passato, che adesso è opinionista. Quindi rimanete collegati nei nostri social per sapere chi sarà l'ospite di domani. Un saluto da parte di Luca Di Leonardo e dallo staff di TuttoFantacalcio.it è tutto. Ciao ciao, a domani.